viene da Crotone. Io in mano quello che mi ha regalato e che penso non mi abbandonerà più, perché è una testimonianza molto bella di ciò che ci dirà. Lei è, lo voglio ancora dire con il presente, è la madre di un ragazzo di 18 anni, Giuseppe, che in una tragica giornata dello scorso gennaio le ha fatto scudo a lei e ad altri familiari che erano presenti nella sala dell'associazione di cui lei è promotrice a Crotone, per difenderla da uno squilibrato, poi tanto squilibrato alla fine dovranno dimostrarlo le perizie, i processi, da un signore che pensava addirittura di essere spiato da questa donna, il cui unico obiettivo era quello di far crescere la coscienza delle donne e dell'opinione pubblica locale contro le violenze, i femminicidi, i soprusi. La tragica vicenda non si è fermata soltanto alla difesa, purtroppo, del corpo della mamma da parte del figlio, un gesto naturalissimo e fantastico, ma in un momento di ulteriore incredibile rabbia omicida, l'assassino ha voluto anche infierire con un secondo colpo sul corpo del ragazzo che già era a terra. È in corso un processo, questo signore ha tentato di nascondere le sue responsabilità, è stato per fortuna inchiodato alla sua colpa. Potete immaginare con quale stato d'animo Cati abbia vissuto un'esperienza così drammatica, così tragica. E la cosa che più mi ha colpito nei pochi minuti in cui ci siamo incontrati prima di essere qui, di tentare di ragionare di questa vicenda, è questa sua apparente almeno serenità, questo sorriso che comunque non ha mai smesso di mostrare, anche per ribadire che la sua battaglia, il suo impegno, il suo coraggio vanno avanti. Era un ragazzo che studiava e lavorava, un ragazzo che amava la famiglia, amava il servizio agli amici, perché lui portava il mio sociale nella scuola e nella società. Quindi al suo funerale ci sono stati quasi 70.000 persone a Crotone, sono arrivati da tutta la Calabria, da tutta l'Italia, perché questo ragazzo era l'angelo della vita, nel senso che regalava questo sorriso, perché lui non aveva il padre, e quindi lui aiutava gli altri, era un piccolo grande uomo. Tu avevi un'attività e hai un'attività importante a Crotone. Che cosa ti aveva spinto a realizzare questa associazione, che tra l'altro ha anche una prospettiva anche molto significativa, perché punti addirittura ad una norma di legge importante? Ci arriveremo di qui a un minuto, ma dove era nata la tua esperienza? Allora, la mia esperienza viene da 30 anni di sociale. Ho iniziato con la tossicodipendenza, con l'alcol, con l'AIDS, e poi via via ho portato di handicap, i famosi ragazzi speciali, perché sono speciali quei ragazzi. E poi sono arrivata praticamente a diventare il presidente dell'antiviolenza di Crotone, dove opero ormai da 15 anni, faccio assistenza legale e psicologica a 360 gradi. Noi facciamo accoglienza e le portiamo alla denuncia, le consegniamo nel percorso alle case di accoglienza. Eri tu il bersaglio di quell'uomo? Eh sì, ero io il bersaglio, perché purtroppo io ho avuto già 12 attentati, nel senso che io collaboro con le forze dell'ordine. E mi batto per la legalità, per la giustizia da sempre. Abbiamo chiuso 4 case di prostituzione a Crotone, dove queste donne venivano sfruttate, venivano drogate, venivano spinte lì sul baratro della tratta. Quindi purtroppo io ero un obiettivo, diciamo, per spezzare la catena della legalità. E quindi quest'uomo, dopo l'operazione Stage, che ha visto i 170 arresti del grande Nicola Gratteri, che sta facendo un grande servizio all'Italia, alzato dal cappuccio e proprio con l'ultimo colpo ferito al cuore, proprio per dire quasi un colpo allo Stato, no? Un omicidio fatto di pieno giorno a un ragazzo. E quindi forte la battaglia della legalità, ancora più di prima, no? Viva la giustizia!
Senti Katia, la tua vita dopo ovviamente è cambiata, ma non è venuto meno l'impegno per stare sempre dalla parte di chi avevi scelto come tua missione, no? È diventato più forte perché adesso vivo la mia vita raccontando anche la storia di Giuseppe. Ho fatto questa petizione che è arrivata già al Parlamento, dove io parlo delle vittime di reato, di quello che provano le famiglie quando subiscono questi tipi di omicidi, di come stanno le famiglie, di quello che dovrebbe fare e quello che manca allo Stato per aiutare. E noi diciamo in questa petizione no alla certezza della pena, ma e diciamo sì all'espiazione della pena, senza il rito abbreviato, senza sconti, perché chi toglie la vita a un'altra persona deve essere punito in maniera severa. Sappiamo che c'è stata una grande mobilitazione, no? Nei giorni immediatamente successivi a questa tragica vicenda. Ti senti meno sola? Sì, certo, come no, nel senso che comunque vabbè che la prima vicinanza è stata quella della povera gente, della gente immobile, della gente che ama il prossimo, e non posso dimenticare mai la telefonata che mi ha dato grande piacere della dottoressa Pollucci, che proprio nel momento clou della tragedia mi ha mandato questo messaggio, dove mi diceva di avere coraggio e che lei come donna mi era, come madre mi era molto vicino. Quindi ho accettato di venire a prendere questo premio, che non sarà un certo che metterò in mano. Io mi sto già battendo per la rieducazione dei giovani, quest'anno lo porterò a scuola di mio figlio, dove partirà un progetto dove andremo a riprendere i valori della famiglia, no, i valori importanti che i giovani hanno dimenticato in questo momento, in cui anche la scuola non viene aiutata perché abbiamo bisogno di sicurezza sociale. Senti, mi hai regalato non solo me questa bambolina, non so come chiamarla, in cui tra l'altro ci sono dei numeri di telefono, c'è il nome dell'associazione Libere Donne. Sì, questa è la bambola della periferia. C'è la bambola che rappresenta il simbolo perché è un fiore, perché i bambini non vanno toccati. E le gambe sono spezzate perché rappresentano la dignità umana, che quando viene in Francia va a perdere non in base, come quando uno cammina per scalzo per terra, come Paola cammina per scalzo, no? È quello, il senso della dignità, che è una cosa importante. Porta i simboli dell'Associazione Nazionale Vittime di Reato, di cui sono la testimonia ufficiale da 20 giorni, e noi stiamo per aprire in collaborazione con le forze dell'ordine 25 sportelli in tutta Italia, dove noi andremo a fare una formazione anche di operatori, che siamo arrivati a fare l'amore infinito, che è la catena dell'amore, sono tutti i genitori d'Italia che hanno perso i figli. Diamo forza ancora e sostegno a parte Beniamino Sperone, voi lo riconoscete, lui è il giovane manager di una delle più importanti realtà sanitarie di questa terra, dove peraltro, ed è questa un'esperienza che ci puoi dare, avete previsto un momento, un luogo per stare più vicini alle vittime di violenza, è così? Sì, ma di fatto già nel nostro pronto soccorso è attivo uno sportello rosa che dà appunto assistenza, in questo caso tutte quelle che sono le donne vittime di violenza e che vengono accompagnate in una maniera molto riservata, perché sappiamo quali sono le problematiche di iniziare questo tipo di percorso, vengono accompagnate verso un percorso la cui finalità è quella di ridare a queste persone la libertà, di ridare una vita che purtroppo invece spesso e volentieri nell'ambito delle mura domestiche viene tolta, viene negata. Tra l'altro, Katia, adesso approfitto anche da ciò, noi stessi ci lamentiamo anche della sanità, di tanti problemi.